Venditori ambulanti soddisfatti a metà, e questo è il quadro che emerge dalle prime giornate di festa della Settimana Santa Nissena. Le vendite rispetto agli anni passati sono nettamente diminuite e le cause sono svariate: pochi turisti, condizioni atmosferiche per nulla rassicuranti, ma soprattutto la crisi economica che attanaglia sempre di più le famiglie. Rimangono comunque fiduciosi i commercianti per le prossime giornate, speranzosi che l'afflusso dei visitatori si incrementi notevolmente. Beh, possiamo dire che si va sempre indietro, non c'è un incremento. Con la speranza che poi stasera non faccia freddo, perché per molti nisseni le valigette piccole sono di... cioè non li intrattiene tanto, vanno via subito. Ecco, lei ha notato rispetto appunto agli anni precedenti presenza di turisti? Ma a dire la verità pochissimo, perché cioè, normalmente si notano quando passano, sono in gruppi, se arrivano con gli autobus, no. Ecco, secondo lei a cosa è dovuto il fatto che le vendite sono basse, sono scarse? Ma alla situazione economica che sta vivendo, penso, il paese. Mi pare che la ripresa è molto lenta. Ma la presenza delle persone, quella c'è sempre, quindi questo è l'importante. Che invece di spendere 2 euro ne spendono uno, pazienza, questo si sa. Noi siamo qua, ci mettiamo l'impegno e speriamo che Dio ce la mandi buona. Quindi se vogliamo fare un bilancio rispetto agli anni passati, un bilancio positivo o negativo? Ma io direi positivo, perché comunque già che c'è l'afflusso della gente che viene qua a trovarci va bene. Dobbiamo essere un po' comprensivi che sempre spendono un po' di meno. Per me è positivo già che la gente viene a vedere queste bancarelle, a vedere la festa, a vedere tutta la Settimana Santa. Come vendite siamo drammaticamente la metà dell'anno scorso, di meno della metà dell'anno scorso. Come turisti ancora io non sto notando niente come turisti. Sperando che oggi pomeriggio si vedrà qualcuno di fuori e dovremmo lavorare, ma come lavoro siamo per adesso zero, siamo sotto zero. Bilancio negativo, negativo.